Benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi sono super contenta e super emozionata perché mi è appena arrivata la nuovissima collezione della Chiara Ferragni. All'inizio, devo dire la verità, ero un po' combattuta perché costicchia, però poi mi sono innamorata di queste palette, un po' dei colori esterni del pack, però anche dei colori degli ombretti, per esempio. Secondo me sono veramente spettacolari. In realtà le avevo preso mezza, diciamo, mezza collezione, tipo la settimana scorsa, però mi mancava, ahimè, Parigi e due gloss e volevo fare il video con tutte le palettine, così da andarle a guardare insieme a voi. Finalmente Parigi è arrivata col corriere. Infatti io ho adorato il corriere, l'ho ringraziato tantissimo perché aspettavo questo pacchetto con ansia. È finalmente arrivato e speriamo che sia intatta a Parigi perché non l'ho ancora guardata internamente. Spero che non abbia sbatocchiato nel camion, sinceramente. Poi due glossini, oggi sono arrivati quello rosa e quello più aranciato, che non avevo trovato in negozio perché sono andata da Douglas in negozio e ho preso tutto il resto delle palette. Non ho resistito, ho preso anche la palettona gigante, questa qua, che se ho capito bene è della scorsa collezione di 3 mesi fa, se non erro. Invece queste sono le palettine nuove. Io non avevo niente, niente della Chiara Ferragni, zero. E mi sono, diciamo, un pochettino civilizzata, anche io mi sono comprata queste palettine, speriamo soprattutto di fare dei bei luccocchi, che io, sapete che io amo sì i rossetti, però li uso già meno, ecco, perché poi con le mascherine mi danno un po' fastidio. Invece gli ombretti no, c'ho proprio la fissa, la mattina prima cosa quando mi sveglio ombretto, anche se è sabato, anche se è domenica, anche se so che devo stare a casa, a maggior ragione mi trucco ancora meglio perché ho ancora più tempo e sono più rilassata. E con Los Angeles penso che faremo dei luccocchi spettacolari perché innanzitutto dobbiamo replicare immediatamente quel trucco tipo Rainbow che ha fatto la Chiara, che è spettacolare. Tutto mi è partito da là. Quando ho visto l'occhio della Ferragni spettacolare con quell'arcobaleno di colori, ho detto no, deve essere mia, almeno una a Los Angeles. Poi io ho la turba psichica, ditemi se mi fate compagnia in questa cosa o se invece sono da sola nell'intero pianeta. Quando vedo una palette, ma può essere anche un altro articolo, come per esempio, non so, faccio l'esempio, un gloss, oppure anche con i vestiti mi succede sta cosa. Se mi piace proprio a pallettone, come dico io, tenderei a comprarmi il rimorchietto, cioè lo stesso prodotto uguale di scorta per quando poi si usurerà. Adesso diciamo che con la scusa dei video tento di non prendere i rimorchietti perché voglio andare a prendere tante cose nuove, super cute, però nuove per fare i video. Ma diciamo che il mood dell'Alix di poco tempo fa sarebbe stato Los Angeles almeno due, perché mi piacciono proprio tanto. E comunque, bando alle ciance e andiamo a spacchettare le palette. Viva lo spacchettamento! Allora, io partirei ovviamente dalla mia preferita. Ecco qua, dalla regia zoomano. Ecco qua, evviva! Adesso la spacchettiamo e speriamo che sia carina. I colori io li ho visti in negozio di questa qua e mi sono innamorata. Però non so come scrivono dal vivo. Io mi auguro che scrivano super bene. Ecco, dentro c'è il cartone. Anch'essa è un po' cartonata, ahimè, questa cosa non mi piacciucchiava tantissimo che fosse così cartonata, però è bella, ecco, devo dire che è bella, ci sta. Sono 35 euro, mi pare, di palettina, è un po' una micro palettina con 6 colori, però sono carini, ecco qua, belli, belli. Qua c'è ovviamente la plastica che andiamo a togliere perché l'Alix è capace di truccarsi anche con la plastica, aspettate. Mi piace un sacco il packaging di questa palette perché ci sono gli highlight anche internamente, quindi sono proprio belli e sono, mi hanno detto, super scriventi. Vediamo, facciamo gli swatches degli ombrettini. Purtroppo non abbiamo 6 dita, ce ne servivano 6 dita. Allora, sono tutti differenti tra loro, molto belli. Allora, questi, sapete che io faccio degli swatches strani, li faccio sulle dita della mano, non sul dorso, ma secondo me io sono troppo abbronzatina e quindi sulle ditina si vede meglio. Questi sono i 5 colori. E l'altro dove ve lo faccio? Il grigio lo faccio qua. Sono un po' strana. Ecco,
Questo è il grigetto, vediamo se fa il fuoco, ecco, questo è il grigio e questi sono gli altri. Secondo me viene una roba tipo unicorno spettacolare. Sapete che io sono un po' mood fairy, quindi mi piace proprio tanto. Adesso se ogni volta però mi devo pulire, siamo a posto. Sapete che con me il fallimento è dietro l'angolo, quindi in ogni video c'è sempre qualche mini casino che combino, però vabbè, tanto ormai piano piano vi abituate che sono comunque un essere umano che combina casini continui e quindi niente, così un po' di glitter ovunque, ma ci sta. Sicuramente verranno sugli occhi e penso un look spettacolare, io spero che non facciano fallout. Non vedo i glitterini andare tanto in giro, quindi si sono puliti subito. Sì, già questa è una roba che mi piace, perché quelli che si vanno a impestare tantissimo mi danno un po' noia. Questa direi che è cute. Anzi, come dice la Lallix, io quasi quasi vi sento a casa che lo dite, Bellisedda, Bellisedda, ci piace. Ah sì, guardate l'omaggio, quasi quasi che mi dimenticavo. Le ho fatto una testa alla commessa per darmene due. La ringrazio tantissimo se sta guardando questo video, so che ci sta guardando, grazie per queste bellissime mollettine che quando mi truccherò andrò a mettere e voi direte: "E oggi non le metti?" Ma sì che le metto! Evviva le mollettine della Ferragni! Poi le darò alla mia bimba, ma nel video me le metto e come anche, a voglia. Gliele ho proprio chieste. Gli ho detto: "Me le dai le mollettine?" Perché c'erano ste mollettine bellissime. Adesso se apriamo un po' l'inquadratura, la regia, ecco, così vedo. Bravissimi dalla regia. Adesso oggi sono munita di cameraman. Però piano piano mi modernizzo e mi civilizzo. Quindi abbiamo il cameraman che fa un po' di zoom, perché mi è stato detto che nei miei video non c'è lo zoom adatto. E quindi piano piano provvederemo a tutti, fatemi a tutto. Fatemi sapere se devo correggere luce e magari sì, avete dei consigli vari. Non mi piace, c'ho le like al contrario. No! Ma perché non le hanno fatte da poterle mettere? Ma come? Adesso sono rimasta basita, scusate, io mi devo mettere la stessa forcina dalla stessa parte. Io quando mi trucco ne vorrei una di qua e una di là. Ma lei like al contrario? Anche no. Quindi che faccio? La metto così? No, vabbè, lei like al contrario non si può vedere. Oh, ma che hanno fatto? Si montava al contrario, si doveva montare così. Ehi, project marketing che hai fatto le forcine qua, le mollettine della Ferri. Al contrario, le dovete abbinare, sarebbe molto cute regalarne già in partenza due che noi beauty, come si dice, beauty addict, come si dice, super donne, super fashion che vogliamo farci il trucco con le mollettine, così al contrario, oh, non è bello, quindi sicuramente troveremo un modo molto carino di metterlo. Aspettate che mi concentro. Noi la mettiamo così. E quindi qua scatterà il 2 hours later. Perché veramente 2000 anni dopo, ma non sono contenta. Un fail pazzesco. Io ero tutta entusiasta e super contenta e niente. Primo fail del video è questo. Una molletta con lei like, ok? E una molletta con lei like. Così, vabbè. Dai, era l'omaggio e pazienza, si vede che sono un po' delusa, ma non importa. Mi viene da piangere, ma è una molletta e quindi the show must go on. No, e continuiamo a fare il video. Apriamo Parigi e speriamo che non sia un'altra lacrima sul viso. Eccola qua, anche da super vicino, la bellissima palette Parigi. Siccome io non riesco a ricordarmi le cose importanti, la cosa veramente importante di queste palette è il nome dei quartieri. Queste sono le palette dedicate alle città del cuore della Chiara Ferragni. E dentro hanno messo i nomi dei quartieri. Questa cosa a me piace un sacco. Io voglio la palette Cagliari. Chiara non vedrà mai questo video, però io vorrei dirle, se mai lo vedrai, mi fai la palette solo per me di Cagliari, ti prego. Io ti ringrazierei tantissimo con tutti i quartieri di Cagliari, perché la Lallix è sarda e ovviamente una delle mie città del cuore è Cagliari. Grazie, grazie Chiara. Non mi bullizzate per questa cosa che ho detto, perché
magari dite, ma se tutti chiediamo una palette con il nome, figo, secondo me noi possiamo provare a chiedere e poi abbiamo 1000 palette con le varie città e questa cosa ci piace a pallettoni. Io la voglio pesca la mia, se si può, la mia palette voglio il pesca come pack esterno. Grazie, grazie. Non riusciamo a mettere il fuoco qua, benché. Eccolo qua. È troppo sbrilluccico. È una cosa sul pack. Al tatto, se vi interessa che volete andare a comprarla, al tatto è un pochino ruvida. Invece l'highlight qua è super mega liscio. Dietro c'è l'etichetta, è un po' cartonata, quindi se vi casca si scenca, cioè si rovina, tradotto. Scencare nel mio slang vuol dire che si imbotta un po' parecchio. Quindi vi sconsiglio di farla cadere. I colori sono fighissimi e quindi brava Ferri perché i colori. Io questa Parigi ce l'avevo qua. Se non arrivavo, ho telefonato alla 1000 volte per sapere se mi arrivava perché avevo il terrore. Sono fighissimi. Facciamo lo swatch anche. Allora, vi dico anche i nomi, poi vi dico i nomi anche dell'altra. Questo qua è Opera ed è un Tortorino, secondo me, un color nocciola molto caldo. Poi c'è un dalla regia, come si dice? Faubourg. Mi sa che sono posti di Parigi, quindi Faubourg e i parigini non si arrabbino se l'abbiamo detto male. Ed è questo lo swatches del Faubourg. Allora, li facciamo tutti assieme. Le Marais, questo lo so dire, le Marais, se c'è la mia prof di francese delle medie, la prego, mi corregga, mi aiuti lei. Le Marais è un altro, wow, è bellissimo! Tra l'altro, in giro ho visto un po' di lamentele su questi ombretti perché dicevano no, ma ci vuole un opaco, ma qua c'è l'opaco, che dite? Qua c'è un colore che è un po' più glitterino. Uno che è un bel colore riflessato, attenzione ai termini tecnici perché io non li so e quindi sono termini un po' accrocchiati per spiegare ai comuni mortali come sono questi ombretti. Comunque è un pochino riflessino ed è quasi un doratino caldo. Questo qua che è Faubourg, che io non so se dico giusto, ha i glitterini super fighi e Opera invece è molto matte. No, non riusciremo mai. Allora, Non si nota zoomare. ecco qua. È molto matte. Dopo sotto abbiamo anche Montmartre, sentite qua che francese, Montmartre, ed è un doratino molto, è luce, questo è luce, è un dorato chiarissimo, vedete? Un doratino molto bello, per fare il punto luce qua interno secondo me spacca. Poi c'è Place Vendôme. Qua ci voleva un corso, perché ormai nell'uso comune si usa tanto l'inglese, ma io non so manco quello bene, però vabbè, pazienza. Ed è un marrone caldo caldo, questo qua è Place Vendôme. Dopo c'è un marrone super scuro che ci schiacciamo qua. Eccolo qua. Bello, poi li proviamo tutti sugli occhi, facciamo un po' di trucchi. E questo è l'ultimo, questo qua, e si chiama Ave Montagne. I nomi ci piacciono un sacco, la palette è romantica, mi fa subito venire in mente un bel viaggio a Parigi. Meno male che è arrivata, bravo il corriere che l'ha consegnata anche stavolta, avrà avuto 1000 peripezie perché abbiamo avuto un pochino di ritardo. Però le spese di spedizione si pagano e quindi noi che compriamo vogliamo che arrivino subito, subito le vogliamo a casa. Vi dico anche i nomi di questi. Los Angeles aveva dentro Chateau Downtown. Chateau è il doratino, Downtown è questo bianco, poi abbiamo Malibu che ci piace fighissimo grigio, Beverly Hills, questo lo so, è troppo famoso ed è questo color verde che a me mi viene subito in mente l'unicorno, Venice Beach, quindi Venice Beach, io non l'avevo mai sentito, è bellissimo però c'è un rosino e poi c'è West Hollywood. Super figo con questo viola tutto glitterini. No, a me piace un sacco. Già vi faccio vedere a confronto queste due. Allora, un'unghiata su. Ho detto un'unghiata a Parigi è come un colpo al cuore. Sacchiamo la plastica anche qua perché io le plastiche non le posso vedere. Allora, ecco qua, due a confronto.
Fighissime, ci piacciono un sacco. Allora, adesso spacchettiamo anche Milano, che mi dicono dalla regia essere la palette iconica per eccellenza di questa collezione, perché Milano ovviamente è la città dove abita la Ferri, la Chiara Ferragni. A noi ci piace a tutti la Chiara Ferragni, ormai Chiaretta nazionale. Chiara, scusa la confidenza, però ormai ci stiamo affezionando tutti a te e alla tua bellissima famiglia, e quindi diventa un po' Chiara di tutti a sto punto, perché penso che sia una delle persone a cui ci si affeziona tantissimo pur non conoscendola dal vivo. Cioè, a me non mi era mai successa una roba così. Però io, mi tocca dire, boh, mi piacciono un sacco come famiglia, e quindi le ho comprate ancora più volentieri, perché di solito le cose fatte da lei sono fatte col cuore. Ecco qua, questa è Milano ed è super bella. Allora andiamo a fare gli swatches e poi vi dico i nomi. Così, così, questi sono i primi tre. Opla, così, questi sono i primi tre. Il dito magari dell'altro lo puliamo meglio, perché che pasticciona. La Lalix è un po' pasticciona. Allora, qua abbiamo la scala. Così. Poi qua abbiamo Galleria e qua abbiamo Monte Napoleone. Wow! Sono dei rosati bellissimi. Qua mettiamo Brera. Bellissimo, ah, questo è come quell'altro, secondo me, è un po' sempre doratino il punto luce, per fare il punto luce, bello, vero? Bello, ci piace. Poi abbiamo Sempione, che è quasi un malva, secondo me. Wow, no, bello. Purtroppo non sono colori che mi stanno bene, però non potevo non prenderla, chi se ne frega, posso dirlo? Non è una parolaccia, lo posso dire, no? Chi se ne frega? Era bello, mi starà malissimo come una cozza nel deserto. Si vede? Non tanto, vero? Però si vede qua, dai. Questi sono, secondo me, la palette, aiuto, meglio riuscita della storia, perché i colori si vedono benissimo senza fare gli swatch. Sono meglio nella palette, però sapete che la Lalix con gli swatch fa schifo, anche in tante altre cose, direte, ma soprattutto negli swatches. E io sono affascinata, questa mi piace proprio un sacco, è anche rosa, un bel rosa. Allora, le tre palettine le abbiamo aperte, le mollettine le abbiamo aperte, e qua abbiamo i tre gloss e anche la palettona. Allora, io direi che prima apriamo la palettona. Che dici? Apriamo la palettona dalla regia, votano, apri la palettona subito perché la vogliamo vedere. Sapete che qua allo studio 5 di Lallix Monzese c'è sempre il pubblico che assiste alla puntata in diretta. È un privilegio per pochi, questo, eh? Questa è la ridono. Allora, questa è la palettona fighissima, purtroppo un po' sciancata, scusate, da questo lato caduta, ha avuto un incidente. Questa è la prova che le palette di cartone si sciancano. Non so se si vede appena appena all'angolo, però la scatola pure, qua c'è un angolo fallato, rovinato qua, e quindi anche internamente caduta, però posso dirvi che non si è rotta perché ho dovuto controllare, perché mi è venuto tipo mezzo infarto quando è caduta. Eccola qua, la plastichetta anche da qua, sta pianto cielo, fan che sono capace di truccarmi e ciecarmi. E cosa dite? Cioè, veramente, mi piace troppo. Qua ci sono un sacco di colori, non stiamo a fare tutti questi swatches perché guardate che è meglio qua che sul mio dito. E sono bellissimi. E dietro c'ha l'etichettona di plastica, ah, che si stacca comunque, perché avevo l'ansia che non si staccasse. Io direi che la stacchiamo, perché a me che rimanga la colla sulla palette, anche no. Quindi tanti saluti. Ecco, quindi la plastichetta si stacca via come un la scheggetta, si stacca via veloce, i colori sono bellissimi, e andremo a fare anche con questo dei look occhi molto belli, sicuramente qualche ombrettino, il nero intenso, anche qualche smokey eyes. E questo verde io l'ho presa perché avevo puntato il verde ve lo devo swatchare assolutamente.
Questo qua, secondo me, a Natale possiamo fare una challenge di qualche tipo o anche prima, perché è un verde che secondo me è molto particolare e non si trova tanto bello. Cioè, io vorrei capire qual è il genio. Un unicorno gli ha preparato i colori alla Ferragni perché sono veramente belli, fantasiosi, bellissimi. Secondo me ha assunto un unicorno e non ce lo vuole dire. Ce l'ha lei. E messa anche in palette. Dalla regia apriamo l'inquadratura. Ecco qua, vedete, mi sono messa anche l'intenzione, la forcina rosa, la maglietta rosa, come la paletta e il rossettino. Bene, dopo questa scemenza andiamo avanti e vi faccio vedere i glossini. Allora, i glossini hanno tutti il nome. E anche a dirlo il mio preferito è Baciami Stupido, che mi vergognavo un po' a dirlo, però se l'ha messo la Ferragni il nome. Lo possiamo dire, baciami stupido. Non so se sto aprendo baciami stupido, però. Sì, 03. Questo è destino. È destino, è bellissimo. Allora, ovviamente li ho presi tutti e tre perché sennò che video vi facevo con un gloss? No, almeno tre. Io ne avrei presi anche sei, però ce n'erano solo tre di colori. Ferri, fanne sei la prossima volta che li pigliamo tutti. Allora, questo è il mio preferito in assoluto. E il pack è super liscio, non è diciamo un pochino ruvidino come le palettine sono un po' ruvidine al tatto, invece l'highlight è sopra, questo è essenziale come pack perché c'è il nome della Chiara qua sopra, vediamo se si vede, opla, come con i calendari dell'avvento, ma tanto non si vede un picchio, io non sono brava a fare sti... A fare queste inquadrature. L'highlight comunque si vede che è carino. Li apriamo tutti. Questo è il mio preferito. Lo appoggiamo qua così si vede. Intanto un attimo perché facciamo gli swatches. L'altro colore si chiama. Allora, questo è 03 Baciami Stupido. Deve essere un ordine. Lo guardate negli occhi e gli dite Baciami Stupido. E poi cosa? No, ma è il nome del rossetto, tesoro. Così capito. 01, niente. Chiudiamo questa battuta bruttissima. 01 Bossy Babe. Anche qua tutti i nomi un po' così mi piacciono. Questi nomi sono ed è bellissimo. È un rosa baby molto soft, molto Chiara Ferragni. Questo rosa qua, portabilissimo, penso un po' da tutte. Col sottotono freddo, quindi su di me fa un po'. Lo dico, fa un po' caldo, però io l'ho preso lo stesso. Invece questo è già meglio e si chiama 02 Hey Sweetie. Molto coccoloso. Allora, i colori un po' da vicino. Questo, che è un pochettino più spento, è il mio preferito. È anche un po', dicono, color correttore. Però a me, devo dire, mi piaciucchia tantissimo. È tipo il mio colore che uso abitualmente perché anche di altri brand uso questo qua che è un bel nude. Questo è, come si chiamava? Non me lo ricordo. 02, come si chiamava? Ah, Bossy Babe. E l'altro invece è Hey Sweetie, questo qua. Ecco, diciamo che questi due mi piacciono e mi possono anche stare bene, vengono dei look carini. Questo qua, ovviamente, è un sottotono super freddo e su di me. Però l'ho preso perché mi piace, io li uso, me ne frego del sottotono. Chi se ne frega? Quante volte avrò detto in questo video chi se ne frega? Le contiamo, poi alla fine le contiamo tutti assieme. Però io me lo metto pure se non mi sta bene perché mi piace. Allora, facciamo gli swatches della Bossy Babe. Bossy Babe, sì, 01. Lo 01 sono. Allora, proviamo a fare gli swatches di questi rossetti perché con gli swatches sono un po' un fallimento. Allora, questo è Boss Babe ed è super glossino e rosa. Poi lo proviamo anche sulle labbra. Magari se volete seguirmi anche su Instagram faccio un po' di stories dove proviamoli bene sulle labbra questi colori. Poi questo qua è Baciami Stupido. Mi piace un sacco dirlo, quindi lo dirò mille volte, vi avverto. Ed è un colore un po' correttore, diciamo, però è bellissimo secondo me. A me piace. Brava Chiara, fai tanti colori così che mi piacciono. E questo è un pochino un rosa più carico e più caldo ed è Hey Sweetie. Ecco qua, i tre.
Colori, Boss Babe, Baciami Stupido e i Sweetie. Quindi dei colorini molto carini. Il mio preferito è il centrale. Questi, io che ve lo sto a dire, io ne avrei comprato un rimorchio di questi qua. Questo, un rimorchio di questi. E tra l'altro, non vi ho detto, hanno una profumazione buonissima. Dove ho fatto, adesso mi è venuto in mente perché dove ho fatto gli swatches sulla mano, ho la manina profumata. Altro pezzo forte di questa collezione è l'illuminante. Cioè, l'illuminante direi che spacca. Spacca proprio e ha anche un nome molto carino che mi piace tanto, si chiama Light Bomb. Ti dà proprio il senso di una bomba di luce. Cioè, a voi non vi viene in mente una bomba di luce? Cioè, io che sono la regina dei glitterini e degli illuminanti, che alle 7 di mattina già splendo con i glitter e gli illuminanti. È bellissimo, io non finirò mai di guardarmi sto illuminante perché mi piace un sacco anche il pack, è lucidissimo e liscissimo al tatto come i glossini e ha l'highlight nella parte superiore, però è tutto rosa, bello bello e il colore è bellissimo. Ecco, vi faccio vedere lo swatch, questo sono in grado di farlo anche io perché è semplice, tac così. Allora, facciamo lo swatches e io spero che si veda perché essendo abbronzata magari si fa fatica a vedere. Abbronzata, abbronzata di natura, purtroppo. Io volevo essere bianca come Biancaneve, invece sono abbronzata come Pocahontas. Vedete? Cioè è super super luccicoso e a me non vorrei dire ma mi sta un sacco bene. Cioè, mi piace proprio sulla mia pelle. È un sacco profumato perché sa di zucchero di vaniglia di buono. E l'unica cosa è che ogni illuminante ovviamente è un po' a sé, bisogna metterlo così un po' picchiettando, picchiettando con le dita. Se fate, già ve lo dico, se fate così sopra al fondotinta fate una schifezzina, diciamo, dai. Tirate via tutto il fondotinta, sporcate anche l'illuminante, quindi o lo picchiettate in modo delicato o ve lo mettete sulla mano, andate a scaldarlo e poi picchiettate. Io ce l'ho su, sì, io ce l'ho su già e quindi niente, il prossimo video. Mi sono messa l'illuminante, non ci ho pensato, potevo stare senza così lo provavamo subito, però facciamo dai, parte seconda dove me lo applico e vediamo la differenza. Non mi andava di fare il video come una cozza senza trucco, che sapete che io senza trucco sono proprio cozza. Allora, apriamo anche i tre rossettini che sono complimenti. Sono tre lip balm, non sono rossetti, sono lip balm, quindi vanno anche tanto a idratare, secondo me, però ve lo so dire dopo che li ho utilizzati da un po'. Vediamoli, sono bellissimi, hanno i nomi pure loro. Vediamo perché i nomi non... Ah, So Yummy è lo 02 ed è quello aranciato. Molto cute le stelline che nel pack ci indicano un po' la colorazione. Ecco, si vede, sì, un poco poco. Sono bellissimi, cioè se volete avere qualcosa di super carino in borsetta... È questo, cioè, non a tutti piace l'highlight della Ferragni. Ho capito questa cosa, ma come fa a non piacervi? Cioè, è bellissimo quest'occhio con queste ciglia impennate. A me mi prende proprio, mi piace. Il colore mi piace, quindi ok. Li apriamo tutti. Lo 03 si chiama Trendsetter e lo 02 G Night Kiss. Ma non l'avevamo già letto 02. Ah no, 01 è So Yummy. No, ovviamente non potevo avere ragione. Potevo solo avere torto. 1, 2, 3, sono 3. Eccoci qua. Allora, sono 3, sono bellissimi. Comunque questi, se facciamo lo swatches, ma si vede appena appena perché sono proprio lip balm molto leggeri. Apriamo il primo, non spaventatevi perché è proprio super colorato. Io ero un po' indecisa se lo compravo e l'ho comprato. Potevo non comprarlo. La roba bella 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 è, io spero che in camera si percepisca questa cosa, cioè la vedete qua c'è la stellina e l'highlight, ve lo giro piano 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 piano, ecco la stellina e l'highlight qua stampigliato su,
Bello, cioè carino carino, mi piace. È un super rosa, però poi sulle labbra non è così rosa, ovviamente, secondo me. Non l'ho ancora provato, spero. Perché, vedete, non va a colorare tantissimo, è proprio una insomma, una colorazione un po' leggera, vedete? Ecco, un rosino. Vediamo anche gli altri. Probabilmente sulle labbra non sarà così evidente, spero, spero. Questo è l'altro. Questo è lo 02 G Night Kiss ed è proprio secondo me tipo un burro cacao perché è super chiaro. Anche questo c'ha l'highlight stampigliato sopra e la stellina, ma si vede meno perché è proprio chiaro lui e quindi si percepisce meno. Lo proviamo sulla mano, ma è proprio, ecco, super trasparente, non si vede nulla, è trasparente. Speriamo che siano idratanti sulle labbra, ma penso di sì. Questo qua è quello aranciatino e si chiama So Yummy, lo 02. E ha la stellina e l'highlight stampigliato su ed è bellissimo. Questo, ecco, sicuramente mi sta bene anche a me. Facciamo un piccolo swatch qua in mezzo tra il rosa e il trasparentino. Quindi questo è il primo rosa, quello aranciato e quello trasparentino. Ecco, sono super profumati, ma la profumazione, sapete che io sono delicata per i rossetti e i gloss non dà fastidio. Già così mi accorsa un po' di zucchero a velo, secondo me, sa di dolcino. Ecco, quindi tutta caruccia, con le forcine con l'highlight della Ferri, che mi sembra di essere tornata indietro nel tempo, tipo anche bambina, mi sento anche un pochettino strana perché una l'ho messa girata, però con questa bellissima collezione, super curiosa di andare a provarli. Non vi stresso con un video troppo lungo che poi mi dite che faccio i video lunghi una quaresima. Bene, quindi con questa collezione super colorata, super carina, che ci ha fatto un po' sognare tutte le città più belle. Le città del cuore della Chiara, Parigi, Milano, Los Angeles, con la forcellina super cute Mera Bellisheda. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video dove andremo a provare assieme i colori man mano delle varie palette. Qua ci vorranno n.000 video per provare tanti look, perché secondo me combinando bene queste palette e questi gloss vengono dei look occhi mica da sottovalutare, proprio delle cosette molto carine, più per il giorno, per la sera. E sapete che io poi quelli della sera pure di giorno e quindi così. Vi saluto, vi mando un bacio grande. Questo è quanto per il video di oggi. Mi è super piaciuto. Questo etrusso, mi sono proprio in fissa con questo etrusso. Adesso continuerò a guardarmele e a mirarle e a decidere il prossimo look occhi che registrerò per voi. Un bacio e al prossimo video.